via! Partenza con Casarini, Gallotta che parte subito bene, Casarini alle sue spalle, Gallotta va ad impostare, Casarini all'interno, poi Renato terza, quarto e Pucci, quinto Romanizio, che Paolo Cucciato è partito benissimo dal fondo, dalla quarta fila, adesso Cucciato va all'attacco di Romanizio, quasi si gira ma riesce a rimanere in pista, Montagna alle sue spalle, davanti Alex Gallotta. Che va a girare con calma senza esagerare la prima curva, sapendo che gli altri sono tutti lì. Casarini in seconda posizione, Lonardi che va subito ad attaccarlo all'interno della curva 5, ma resiste Casarini in seconda posizione. Andiamo a vedere subito il primo passaggio non partendo da fermo. Alex Gallotta davanti a Casarini e a Luigi Lonardi. Con Pucci, Romanizio, Paolo Cucciato, Cappelle, quindi con l'86 Cost, con il numero 80 Lambert, Milvio Grisi in crisi, si abbronciocca di parole ma non lo è, Barciola lo passa, anche lui decisamente non a suo agio, motori scoppiettanti. E dobbiamo il primo passaggio, questa volta lanciato, che cosa ci fa? Ci sarà lavoro per i commissari a dare bandiere blu, perché c'è molta gente frammentando, Montagna è fermo. Alex Gallotta, 43-67, splendido. Sarà tra brevi, inizieranno già i doppiaggi, due vetture decisamente lente, adesso Gallotta è già alle prese con il primo doppiaggio, quello di Milvio Grisi, passa all'esterno, sicuramente il tempo non sarà dei migliori rispetto a prima, 44-0, Casarin. Poi Giulio Lonardi in terza posizione e adesso alle prese con un Paolo Cucciato in rimonta. Rivio Romanizio adesso, vedete gli specchietti anche lo specchietti del Cappelle. Ancora da altro doppiaggio per Alex Gallotta da parte per trovare il modo di... Mamma mia! I piloti da doppiare dovrebbero stare fuori dalle traiettorie. Ancora una volta un giro non libero per Alex Gallotta, 44-8 per lui, ovviamente ha dovuto frenare. Casarini in seconda posizione, Lonardi che cerca di attaccarlo, prima e dopo il salto non si riesce, Casarini tiene sul piede e riesce a mantenere la seconda posizione. Alex Gallotta ormai in vista di un altro doppiaggio, si tratta di Michel Lambert. E speriamo questa volta intanto Lonardi riesce a passare su Casarini, Lonardi secondo. Nel frattempo doppiaggio da parte di Alex Gallotta, questa volta la pista è quasi libera per lui. Lo vediamo l'impostazione di nuovo 44-0. Nonostante ancora un doppiaggio, ma il passo è quello giusto. Ah, scusate, Giulio Lonardi l'abbiamo chiamato erroneamente, vettore che si assomigliano, ma di due categorie diverse. Ovviamente in seconda posizione Giulio Lonardi, questo è il termine giusto. Intanto quando Gallotta arriverà sul traguardo inizierà l'ultima tornata, davanti a lui soltanto Cost da doppiare, eccolo qua, inizio dell'ultimo giro, Alex Gallotta, andiamo a vedere, 44-0 ancora, veramente mitica la sua prestazione, Giulio Lonardi, seconda posizione, Casarini in terzo, Pucci in quarta, Cucciato in quinta, continua la lotta Pucci Cucciato in questo ultimo giro e continua anche tra Romanizio e
81, Chappelle che adesso prova a passare, si scompone, Romanini rimane all'interno, intanto Alex Carlotta va a destrare anche Cot e Spider-Man. Carlotta va a vincersi alla grande la sua finale della divisione 3, gran prova la sua, nonostante un sacco di doppiaggi. Secondo Duilio Leonardi, ottimo come sempre. Terzo Casarini, quarto riesce a reggere Giuseppone Mucci davanti a Paolo Chigiato, quarti e quinti a questo punto. Giro più veloce 43.671 di Alex Gallotta, poi Plan, arriva anche Chappelle che riesce a battere il nostro Livio Romanisio, quindi Milvio Grisi. E in chiusura Marsiola. E questo il podio di Maggiora alla quarta prova dell'italiano, divisione 3. Complimenti a tutti, complimenti a tutti gli altri, complimenti a tutti i piloti che hanno preso parte a questa gara e a quelle precedenti a Maggiora in questa stagione. Grazie, arrivederci a...